Amici campanari, buongiorno. Ascoltiamo adesso una suonata a plenum di queste campane con l'Angelus solenne. Battiore, Angelus e poi tutto a plenum. Thank you.
come, tu hai suonato il plenum e che è successo? Non è successo nulla di grave. Io rispetto il calendario liturgico, a differenza di molti parroci che mi sono venuti a dire: ah sì, domani è una solennità liturgica, ma io suono feriale. Ma scusatemi, se il calendario liturgico ti dice, esempio, faccio un esempio, 24 giugno, solennità di San Giovanni Battista, per la Chiesa è un giorno solenne, anche se capita in giorno feriale, le campane vanno suonate a festa, se noi fedeli non invitiamo, non inculchiamo e non facciamo capire la distinzione tra un giorno feriale e un giorno festivo e un giorno solenne. Se io i giorni feriali suono feriale, la gente capisce che è un giorno semplice. Oggi, per esempio, io sono venuto qui perché era una solennità, ho suonato solenne, la gente al sentire il suono solenne si domanda perché hanno suonato a festa. Controllo nel calendario, il calendario ti dice il nome del santo, ma se vai nella chiesa, in qualsiasi chiesa, oggi senti la messa del santo del giorno in maniera solenne, con gloria, con credo, con le due letture. Io non capisco perché a volte sento dire i parroci: sì, vabbè, è una solennità liturgica, ma che fa? Noi suoniamo feriale. E suonate feriale. Dove gestisco io si suona solenne. Vi ho fatto ascoltare la suonata solenne, guarda, qui si è tremato veramente assai. Si è tremato, si è ballato il campanone, ci sono tutti questi 14 quintali, una maniera incredibile. Qui abbiamo le tre campane piccole che con grande mia soddisfazione adesso le posso mandare tutte e tre a distesa. Qualcuno dice: ma sai, ma no, né sai, né ma e né però. Allora, quella lì è la campana dell'aspiratura che io la mando a distesa per annunciare il decesso di una persona e poi con i rintocchi del campanone si danno i colpi se è un maschio o se è una donna. Questa è la terza distesa e la quarta distesa. Quella lì suona il battito delle ore, questa è il battito delle mezz'ore. Lì il martellino di quella campana mi suona i rintocchi funebri insieme col campanone. I giorni feriali mi suona soltanto il campanone a rintocchi. Il sabato, che è prefestivo, mi suonano tutte e quattro le campane a scampanio, per dire che è prefestivo. La domenica mi suona Angelus e le tre a distesa, senza il campanone. Poi, quando è solennità come oggi, suona anche il campanone. Io vi saluto, vi faccio vedere in lontananza. Vediamo se riesco. Il campanile di San Nicola. Il campanile di San Nicola, molti mi chiedono, ma come mai suona la registrazione? Io suono la registrazione con un computer, lo dico Beltron, non dico il modello perché non siete tenuti a saperlo e non ve lo dirò mai. Suono per necessità, per non far stare zitto la chiesa di San Nicola, per avvisare i cenni delle messe, i funerali e quant'altro. Appena si avranno le autorizzazioni dovute dalla sovrintendenza, dai beni culturali, dai beni artistici, ma non so come chiamarli, si procederanno ai lavori del campanile. Del campanile. Un progetto che vorrei realizzare, quello di accordare le campane del carillon e di aggiungere quelle che mancano, così da suonare una discreta Ave Maria di Lourdes. Un bel campanile che mi è piaciuto tanto, dove suonano una bella Ave Maria di Lourdes anche con la nota grave, è quello di Bastia Umbra, che veramente hanno fatto una cosa spettacolare, che a Bastia Umbra c'è anche la nota grave che fa l'Ave Maria, dam, 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 perché di solito tutti i campanili fanno quella classica Ave Maria con la terza campana che fa come prima nota, tin, tan, tan, tin, tan, invece Bastia Umbra suona proprio la nota grave. E allora che pia. Bene ragazzi, io sto su una scala di qua, vediamo se riesco a farvi vedere qualche cosa, datemi tempo di salire. Opla, 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 opla. Allora, come dicevo, questa è l'aspiratura, questa è quella che suona l'orologio, questa è la terza campana. Di là vedete la chiesa di Sant'Antonio, l'Annunziata. Vedete, si muove la campana. Perché? Perché a mezzogiorno è suonata pure lì a distesa.
Vedi, abbiamo gli altoparlanti per trasmettere la messa qualche volta quando capita. Di qua abbiamo la Madonna delle Grazie, che ha due splendide campane, una distesa a mezzo slancio e l'altra a scampanio. Campana dell'Aspiratura. Vedete qui? 1776, e questa mi sa che è la più antica che c'è. Di qua abbiamo Santa Maria, che è un'altra parrocchia, e a due campane, la piccola distesa lì e la grande distesa. Bene, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Chissà riesco a riprendere a fare filmati, questo non ve lo so dire. Quando posso farò qualche filmato per YouTube, per non far stare il mio canale morto e fermo. Lì al castello c'è una campana che quando passano i turisti la fanno suonare sempre, però non è elettrificata, eh. Un saluto a tutti! Vedete, qui c'è la bandiera dell'Italia, perché siamo nel periodo degli europei. Un saluto a tutti! Un saluto a tutti! Giorni fa feci uno scherzo, non era uno scherzo. Provai i martelli e suonai tipo come se era il battito delle ore. Un cristiano mi disse: ma come? Hai messo pure i quarti d'ore adesso, non solo le mezz'ore. No, tranquilli, solo i quarti d'ore. Prima queste due campane, la terza e la quarta, non suonavano a distesa. Io con la mia caparbietà, con la mia tenacia, mi sono messo e una campana all'anno me la sono elettrificata a distesa, e adesso ho un bel concerto veramente bello, 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 bello. Grazie al vecchio parroco Don Domenico Fierro, che nel 67 acquistò una, due, 1966, e il campanone che sta giù, e abbiamo un bel concerto di campane. Purtroppo, quando sono stati fatti i lavori del campanile nel 2009, secondo me avrei preferito lasciare il campanone alto e non basso, però chi ha deciso all'epoca dei fatti ha voluto così. Volendo, le tre campane potevano stare benissimamente lì agli archi, 1, 2 e 3, volendo. Non so se potevano suonare a distesa, questo non lo so. Forse da questa parte potevano suonare a distesa, da qui. Forse da qui si poteva mettere una campana e farla suonare a distesa, da questa parte. Credo, forse. Voi cosa ne pensate? E qui si metteva il campanone e si mandava a distesa. E c'erano le campane tutte al terzo piano, al secondo piano. Però va bene così. Io vi saluto, è stato un piacere. Ciao! San Nicola, San Nicola. Ciao!